ho letto questo verso iniziando da questa parola, da questo verbo, riconosci. Perché che Dio è fedele è cosa risaputa. Egli è il fedele. Questo è un attributo assoluto di Dio. Non ce n'è un altro che è simile a Lui in fedeltà. Noi sappiamo che anche il Figlio gli appartengono le stesse qualità. Il Signore è fedele da rimetterci i peccati. E noi abbiamo sperimentato questa grazia perché Egli ha mandato il suo unigenito Figlio a morire sulla croce, a dare il suo sangue, proprio per la remissione dei nostri peccati. La parola di Dio ci avverte che è necessario non solo confessare il peccato, ma essere pronti anche ad abbandonarlo, perché solo così otterremo misericordia. Il Signore è fedele nel mantenere le sue promesse. Voglio soffermarmi su qualcuna in particolare. Il Signore ci ha promesso lo Spirito Santo, e lo Spirito Santo regna nelle nostre vite e nei nostri cuori. Il Signore non solo ci ha dato lo Spirito Santo, ma ci ha dato la vita, e questo per quanto riguarda sia la nostra condizione presente, quindi terrena, e sia per quanto riguarderà poi il nostro futuro celeste. Non è Egli degno di essere ringraziato? E questa mattina vogliamo soffermarci su questo termine. Riconoscilo. La riconoscenza ci porta ad essere grati, ma davvero grati al Signore. La riconoscenza ci porta a individuare quella persona che ci ha fatto del bene, quell'individuo, come una persona, come un soggetto degno di ammirazione, degno di gratitudine, di rispetto, di onore. C'è qualcosa che Egli non possa fare nella tua vita? C'è forse un legame di peccato che ti trattiene dal dover riconoscere che Dio è fedele, che Dio è pronto a perdonare le tue iniquità e i tuoi peccati? Il Signore è potente. Riconoscilo questa mattina. Fai quel passo di fede necessario affinché Dio possa intervenire con potenza, con efficacia nella tua vita.